Sa. Wow, perfetto. Ci siamo? Via. Ciao Cristian. Ciao. Lasciati nell'ultima intervista, ti avevamo chiesto come sogni il tuo esordio. Poi hai detto ve lo dico dopo, quando lo farò. Allora a questo punto ci devi una risposta. Ma allora ho sognato più o meno così. Forse nel sogno c'era anche una corsa di 100 metri per arrivare sotto la nostra curva, però è andata bene, insomma, sono contento soprattutto perché sono tre punti che ci danno grande fiducia per continuare su questa strada. Quanto importante è condire con un gol quello che è questo tuo nuovo esordio con il Parma? Hai fatto comunque una buona prestazione, ci ha fatto vedere quelli che sono un po' i tuoi movimenti, non sembrava neanche che fossi stato fuori per tre mesi, insomma 94 giorni, come diceva un collega. Quanto è importante anche quel gol proprio a livello personale? Inutile nascondere che nel gol dopo c'è. Mi passano per la testa tante immagini, no, di questi 90 giorni. E il gol è sì. Il gesto liberatorio che insomma ti premia di tutto quello che hai vissuto insomma in questo periodo fuori. Poi dici bene, è chiaro che quello che mi rende più felice è il fatto comunque di aver corso con buona disinvoltura. Devo ringraziare il mister perché in verità non era previsto neanche oggi che io scendessi in campo, poi fortunatamente i ragazzi l'hanno messa per il verso giusto e quindi c'è stato anche modo insomma di avere il mio spazio. Sì, anche perché un attimo prima di te doveva entrare nel Tassereni, se non sbaglio poi è stato con Musetti, non è stato questo caso. Non lo so, certe volte anche le circostanze chiaramente devono essere favorevoli, però ripeto, ringrazio veramente tutti per la grande vicinanza, la gente che insomma mi ha dato una carica incredibile. Credetemi che già durante il riscaldamento ero piuttosto provato, però poi in campo l'adrenalina, insomma, la carica che dà questa gente è tanta. L'ultima da parte mia, sei abituato a dovete stracciare ogni tipo di previsione, perché si dice che stai fuori 4 mesi, torni dopo 3, si dice che in teoria di tutto non era delle attese giocare oggi, poi entri e segni. Un Longobardi dal primo minuto, secondo te quello rispetto a come ti senti tu fisicamente quando puoi arrivare? Quando so, mi dici la prossima, forse per te, però insieme. No, è chiaro che io faccio di tutto per mettermi a pari dei compagni, dopo è chiaro che questa sarà il mister a valutare quando sarà opportuno, se sarà opportuno, perché non ci dobbiamo dimenticare che davanti i ragazzi hanno fatto benissimo fino adesso e quindi il posto davanti bisogna conquistarsi o guadagnarsi. Io sono già felice insomma di poter dare una mano dopo così tanto tempo, questo mi riempie di gioia. Senti, solo una cosa. C'è, non so se hai sentito, ti hanno cantato un coro, no? Oi, 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 che era la colonna sonora del coro di Melli, che adesso commenta i tuoi gol. E poi era tanto tempo che non si cantava un coro ad un giocatore per motivi nati dopo un derby, una ventina d'anni fa. I tifosi, forse per questa serie D, stanno ricominciando anche in questa usanza, diciamo, però con la colonna sonora di Sandro Melli. Beh, lasciando perdere i paragoni che chiaramente non stanno né in cielo né in terra, io non so cosa ho fatto per meritarmi così tanto affetto, so quello che farò da qua in avanti per cercare insomma di confermare quanto mi sento ben voluto qui e quanta carica questo mi dà, ecco. Quello lo so, quello che farò da qui in avanti per conquistarmelo. E dopo le annate sono particolari, chiaramente ci sono cose che ti fanno legare più o meno
a un giocatore o all'altro, però io credo che insomma in questa squadra ci sia tutta gente che si sta spendendo per la maglia, ecco. Poi dopo, ripeto, le partite non sono tutte uguali, c'è un giocatore che può piacere di più o di meno, ma sotto il profilo dell'impegno, della dedizione, io credo che non si possa dire niente a nessuno. Lungo, come impatto emotivo, meglio risolvere col Villafranco o risolvere oggi con la Cremonese? È difficile scegliere, certo che esordire a Tardini in quel modo, insomma, dopo quel gol lì ha avuto un peso specifico alquanto maggiore rispetto a quello di oggi. Questo di oggi è un gol che mi libera da un periodo che è stato sofferto, complicato, e però è servito, insomma, il pensiero è sempre stato quello di poter rientrare prima possibile. Con qualcuno di voi ne ho già parlato, non ho mai pensato a tutto il bello che mi sono perso in questi mesi, ma ho sempre avuto in testa il momento in cui sarei rientrato. Ti senti fare qualche dedica per il gol di oggi? La dedica è, insomma, per tutto il pianeta Parma, ma soprattutto concedetemelo per la mia famiglia che mi ha sopportato in questo periodo. L'ultima da parte mia, quanto può dare Longobardi a Parma da qui a fine campionato? Ma tanto vuol dire non solo in campo, io credo che insomma in campo tu ti porti il lavoro che fai durante la settimana. Io insomma da questo punto di vista sono abituato a lavorare solo, nessuno mi ha mai regalato niente, quindi penso che da questo punto di vista posso dare tanto sotto il profilo dell'entusiasmo e della voglia di fare. Dopo spero che di raccogliere anche i frutti sul campo, ma insomma sono già molto contento di quello che sto facendo assieme alla squadra. E ciao Lungo, sono qua. Ciao. È scappata anche qualche lacrimuccia al gol, perché almeno io l'ho detto in radiocronaca, secondo me, perché sei rimasto a terra parecchio anche quando i compagni poi hanno finito di sommergere. Ma ripeto, c'erano 90 giorni di per chi fa questo mestiere qui, anche seppure in categorie minori, stare 90 giorni senza il campo, senza le emozioni della partita domenicale è dura, e c'era la liberazione insomma per questo periodo duro, insomma. Non ti voglio mettere in difficoltà, però l'attacco del Parma oggi ha due facce completamente differenti, no? Guazza rimane in campo un'ora, non fa granché, non è molto amato dai tifosi. Tu entri in campo 20 minuti, fai un gol, sei osannato dai tifosi. Quali sono le sue difficoltà? Magari gli hai dato anche qualche consiglio per uscire da questo momento, per vedere un giocatore che ha qualità ma che non riesce ad esprimerle oggi. Non devo dar consigli a Matteo, che insomma è un giocatore esperto, e io quello che mi sento di dire, insomma, la verità sta un po' nel mezzo. Un po' chiaramente lui deve continuare a lavorare come ha fatto negli ultimi mesi per invertire magari anche un bel po' di sfortuna, perché Matteo, non ce lo dimentichiamo, insomma, tra gol annullati, qualche traversa, è stato molto sfortunato. Un po' deve essere lui chiaramente a cercare di invertire la rotta, un po' bisogna dargli anche insomma il beneficio di poter sbagliare come sbagliamo tutti. Ascolta, lasciamo perdere la retorica e le frasi fatte. Diceva bene Piovani quando ha fatto riferimento al coro: tu la maglia del Parma ce l'hai cucita addosso. Questo te ne hanno dato atto tutti, quindi cosa ti domando io? Non sei più un ragazzino, il campionato è vinto, lasciamo stare, quello è da un pezzo che è chiuso, parliamo del tuo futuro. Alla tua età devi avere già le idee chiare, quindi senza girarci troppo intorno, a Parma in Serie C,
alla tua età, con tutti gli annessi e connessi, i rischi e i vantaggi che ne potrebbero derivare. Cosa fa Longobardi? O se non ne ha già parlato con la società, quando pensa di farlo? Perché non credo che arriverete all'ultimo, ripeto, tu sei un giocatore diverso dagli altri, hai questa simbiosi con il Parma, ci sei? Ci sarai o no in Serie C? Voi giustamente fate il vostro lavoro e andate a fare considerazioni che, insomma, io sinceramente mi interessano molto poco, nel senso che per me il campionato non è finito, lo dico senza retorica, 9 punti, ma lo dico anche con cognizione di causa, perché io l'anno scorso mi è capitato, quindi è una cosa fresca, col Sesti Levante a questo punto della stagione eravamo, avevamo un margine quasi abissale, abbiamo vinto le ultime 10 partite di campionato, siamo arrivati a un punto, all'ultima giornata dalla prima in classifica. Questo per dire che la mia testa è concentrata lì, sul campionato, che trovo tutt'altro che finito, e non è finito perché abbiamo trovato altre 2 squadre che stanno facendo cose straordinarie, perché in termini di punti, credetemi che non conta avere i giocatori più forti, 64 punti in non so quante partite sono tante, abbiamo trovato altre 2 squadre che stanno facendo molto bene, quindi per cui... Sì, ma la voglia, scusa Cristian, la voglia di fare la C c'è, oppure alla tua età tu dici io preferisco essere protagonista in Serie D che magari andare a giocare o non giocare in C? Continuo a rispondere che a me interessa vincere questo campionato, dopo ci sarà tempo per fare altre valutazioni, in questo momento credetemi non mi interessa questo discorso qua, dopo quando avremo la matematica queste domande le potrete fare a me, agli altri, e ognuno insomma farà le proprie valutazioni. Altre domande? Passato, presente, futuro? A posto, grazie.